siamo qui a San Giovanni, un borgo di Luserna San Giovanni, il comune più popoloso della Valpellice. Siamo in compagnia di Davide Rivoira, dell'associazione per il momento ancora informale Gli Amici di San Giovanni, e ci racconterà che cosa si sta facendo per far rivivere questo borgo, mentre magari ci avviciniamo alla piazza che è qui alle nostre spalle. Sta nascendo questa nuova associazione chiamata Amici di San Giovanni ed è un'associazione naturalmente informale, ancora da in via, non in via ufficiale, ed è un'associazione che è nata per diciamo un comitato festeggiamenti, per dare un po' vita a questo borgo che è molto pittoresco e molto bello, però se ci so, se c'è la possibilità, dato che c'è la possibilità con tantissimi giovani che vivono questo borgo, di rifare la festa di San Giovanni. Come è nata questa voglia di ritrovarsi per fare qualcosa per questo borgo? È nata con un pranzo qua in centro San Giovanni, ognuno porta qualcosa e ci siamo messi qua, abbiamo tra virgolette occupato la piazza di San Giovanni e abbiamo mangiato. Nel mentre che mangiavamo, perché mentre si mangia vengono le belle idee, abbiamo detto perché non ricreare una specie di festa di San Giovanni, e per farlo naturalmente bisogna avere un'associazione o un qualcosa di ufficiale, e quindi da quel giorno abbiamo detto perché non farlo. E ci stiamo incontrando per creare nuove manifestazioni, nuove feste. Ci sarà già però qualcosa nei prossimi giorni, c'è già un appuntamento stabilito se non sbaglio. C'è già un appuntamento che è già datato, che è l'11 giugno, ci troviamo qua in piazza San Giovanni dalle 18 con una pericena musicale, e poi verso le 21.30-22 c'è l'anteprima del film L'Uomo Fiammifero, che è l'anteprima di questa manifestazione che si fa Mi Rifugio al Cinema ogni anno. Siamo qui in piazza San Giovanni con Tullio Parise in veste di incaricato da parte del comune di Luserna San Giovanni nell'organizzare un evento il 4 luglio prossimo assieme al gruppo teatro della Chiesa Valdese e a molti altri soggetti locali, una giornata dedicata soltanto ed esclusivamente alla piazza e al borgo di San Giovanni. Quindi sarà una giornata ricca di iniziative, tutte quante concentrate in questo borgo, nelle vie che abbiamo percorso prima adiacenti a questo borgo. Ci racconti un po' come avverrà? Ma sì, hai detto bene, concentrata in questa piazza e nelle zone adiacenti, dove per zone adiacenti si intende via delle Stuole che sta qua a due passi, la strada vecchia che va verso la scuola e soprattutto per quanto riguarda la parte serale il piazzale del Tempio Valdese che sta qui sopra. La giornata si svolgerà, come dicevo prima, sull'arco delle 12 ore, diciamo dalla mattina alle 9:30-10 fino alla sera alle 23 circa. Al mattino e durante l'arco della giornata è previsto un mercato di produttori locali. Nel tardo pomeriggio ci sarà invece un'esibizione di artisti di strada e non solo, quindi ci saranno magari funamboli, giocolieri, ci saranno danze occitane, fisarmonicisti e altre cose di questo genere qua. Seguirà alle 19:30 circa una merenda sinoira in stile medievale. Infine la sera è il momento clou, sul piazzale del Tempio ci sarà una rievocazione storica, una drammatizzazione teatrale di quella che è una ricerca storica effettuata su documenti realmente esistenti e che realmente datano quelle che sono le varie tappe dello sviluppo del borgo dal 1153, anno in cui compare il primo documento storico che riguarda la chiesa di San Giovanni del Perno, sita dove c'è l'attuale chiesa di San Giovanni Battista, fino all'emigrazione, in un gioco di flashback e quindi con un narratore che ripercorre a ritroso la storia contestualizzandola sempre comunque con l'aspetto tipico di San Giovanni, quindi la storia dei minimi, la storia della gente e non dei nobili piuttosto che non dei personaggi influenti. Perché impegnarsi e ridar vita a questo borgo di San Giovanni? Perché impegnarsi è semplice, perché ci si deve impegnare, nel senso che il territorio è parte di noi stessi e noi siamo parte del territorio. Se tu abiti in un territorio, nel territorio devi in qualche modo interagire e con il territorio devi costruire la tua identità. Ci auguriamo che l'anno prossimo si possa ripresentare con questa formula, non un qualcosa di pacchiano, ma un qualcosa legato a quello che è la storia vera della gente che insiste su questo territorio.